Taranto via Mascherpa, siamo in quello che era o è il parcheggio riservato ai camper, ora una zona completamente, assolutamente devastata. Siamo con l'ingegnere Ingrosso, Emanuele Ingrosso, e dobbiamo un po' contare, fare come dire il conto dei danni e considerare quanto spreco di denaro pubblico c'è stato. Niente, quello che colpisce moltissimo entrando in quest'area è la devastazione totale, l'accumulo di rifiuti che si vede tutto quanto in giro, la devastazione di tutti quanti gli impianti, la trascuratezza di tutto ciò che appartiene alla struttura, il vano pompe, il vano macchine che è sottoposto al piano di calpestio è completamente allagato, per cui tutte le macchine sono state distrutte, gli impianti elettrici sono stati divelti previo alla rottura dei muri, perché sono murature spaccate, oltre alla distruzione di tutti gli infissi, il recupero dell'alluminio. Questa è una struttura che per poter essere rimessa in piedi ha bisogno di una totale, cioè neanche lo scheletro, soltanto la struttura in cemento armato può essere recuperata, tutto il resto va rifatto, è qualcosa di assurdo. E purtroppo non è l'unica situazione simile, l'unica situazione a Taranto. Ci sono tante altre situazioni simili, Magna Grecia, centro sportivo Magna Grecia su via Alto Adige, è qualcosa nelle medesime condizioni ed era un fiore all'occhiello per Taranto, qualcosa che comunque lascia pensare e lascia angosciati.